dallo stadio Massimino di Catania il trofeo Ecogruppo Italia, ovvero un gol per la solidarietà 2019, 14ª edizione. Da amici com'è stata? Cosa ti ha dato? Allora, l'esperienza da amici è stata fantastica, mi ha aperto un mondo bellissimo, pieno di musica e pieno di opportunità. E spero di poter andare avanti e realizzare appunto il mio sogno. Vedo il tuo look molto colorato, sei colorata anche tu nella vita? Eh sì, tanto. Che genere musicale vuoi continuare? R&B, assolutamente. Vorrei portare l'R&B in Italia, però commercializzarlo, diciamo, renderlo pop. Oggi questa esperienza anche con un gol per la solidarietà. Sì, sono fiera di essere qua e di sostenere questa causa così importante. E diciamo che la musica è sempre un gol e aiuta sempre. Esatto, giusto? Parole sante. Oppure Capitan Ventoso? Il mio avvocato. È meglio Fabrizio Fontana. Grazie! Hai partecipato pure a Mac e Mutu? Sì, sì, grande esperto. Marco Vivio, sì. Buongiorno. Buongiorno. Sei un attore e anche un bravissimo doppiatore insieme a tuo fratello. Sì, sì. Hai fatto il film, si chiama Tre Stelle. Tre tocchi, vabbè, anche Orgoglio, vabbè, Orgoglio e altri. Orgoglio, sei stato un personaggio importante. Sì. Adesso di che cosa ti stai occupando? Doppiaggio, è appena uscito al cinema Avengers Endgame che sta battendo i record di incasso. Sì. Io do la voce a Capitan America, quindi sono uno dei protagonisti del film. Sono con Capitan America. Esatto, sì. Grande orgoglio, questa è una cosa molto bella. E ritornerai alla fiction? Per il momento no, però insomma le porte sono sempre aperte, ecco. Per ora mi dedico al doppiaggio, ho tanti progetti nel doppiaggio, serie TV, eccetera. Però spero di tornare presto anche sul set. Buongiorno, siamo con Max Parodi. Tu sei nato come calciatore. Sì, sì. Ricordiamolo. Giocavo, ho fatto le trafile nel Genoa. Parliamo di professionista. Ero sì. Un calcio importante il tuo. Ma la cosa bella oggi è che se inquadri che non ho le scarpe, l'ho dimenticato. Caspita. Gioco. Per un calciatore non è una cosa molto bella. Lo so. Poi però sei diventato un attore grazie anche a un regista importante che sì, è Tinto Brass. Tinto Brass. Hai fatto dei film d'autore. Assolutamente, grande regista. Poi hai fatto forse uno dei primi reality di Rai 1 con Carlo Conti. Ritorno al presente. Poi sei ritornato nuovamente tu a rifare i film. Sì. Adesso cosa fai? Sempre l'attore o vuoi? Adesso faccio l'attore, però lavoro, gestisco, ho una società e cose un po' più solide, però vediamo. Grazie, grazie.
Jimmy, ciao. Tu ciao. Devi in qualche modo alla tua carriera anche a una partita, a una nazionale, giusto? Sì, la nazionale calcio TV, ho iniziato con loro. C'era Lorenzo Beccati, che è il braccio destro, l'autore storico di Striscia, sì. Nonché la voce del Gabibbo, e ho iniziato 20 anni fa, ormai sono quasi 21 anni di Striscia. Tu volevi fare l'attore? Io ho fatto qualcosa, poi sì, hai però fatto tantissime cose, sì, però alla fine la Champions League, poi Striscia ti ha rapito in qualche modo. La Champions League. Sei diventato un paladino. Dopo 20 anni, sì, però andiamo avanti ancora, perché ci manteniamo. Sì, ma più sicuramente, questo sì. Viva la Sicilia! Quattro le squadre in campo. La squadra Dream Team, la squadra nazionale giornalisti, la squadra All Stars siciliane e la squadra nazionale artisti TV. Siamo con Manuel Cardella, sì. Cantante. Sì. Tu hai fatto X Factor, hai partecipato ad X Factor? Ho partecipato ad X Factor nel 2014. Poi mi sono trasferito in Spagna, ho studiato spagnolo per 3 anni, ho continuato a studiare musica e adesso esco con un progetto in spagnolo. Quindi la mia esperienza in Spagna è servita anche a questo. Ma uscirai anche qui in Italia? Anche qui in Italia, sì, assolutamente sì. Come si chiama il tuo CD o quello della tua? La canzone si chiamerà Dame solo un beso. E uscirà quest'estate, speriamo per il 28 maggio, la nostra data d'uscita, speriamo di farcela. Sono felicissimo di stare qua perché è il quarto anno che partecipo, c'è sempre un'accoglienza fantastica. Io vengo da Roma e è sempre bello venire qui. Sei anche un calciatore allora? Ho la famiglia di calciatori, io sono l'unico che non è calciatore, infatti sto fuori, non mi fanno giocare, però faccio altro nella vita. Meno male. Però, se no come cantante. Sì. Cristina, possiamo? Sì. Grazie, buongiorno. Noi buongiorno. Siamo Canale 66. Ciao Canale 66. Da ereditiera adesso a madrina. Di ereditiera. Proprio dagli inizi, gli esordi. Sì, sono molto contenta di essere qui a Catania stamattina. E siamo contenti anche noi. Una giornata favolosa. Grazie. Benissima. Il sole ci accompagna. Tu conosci anche il sole di un posto molto importante quando hai fatto l'Isola dei Famosi. Sì, il sole dell'Honduras che picchia in testa. Però anche la Sicilia è un paese molto caldo, no? In qualche modo si potrebbe anche trasferire qualche reality qui, perché no? Certo. Guarda, ti piacerebbe a te condurre un reality? Beh, a me piacerebbe più condurre un programma divertente che un reality. Non ami più i reality? No, in realtà non amo più la televisione, mi sono un po' allontanata dalla televisione. E tu sei più per il web o più per la televisione? Per il web. Perché il web? Perché ci dà sicuramente più spazio e ci però fa... la televisione è più immediata. No, dipende, per quale tu motivo? Sei stata conosciuta di più grazie alla televisione. Sì, erano tempi diversi però, adesso le cose stanno cambiando. Cosa non ti piace di più della televisione? Dai, puoi dirlo. No, c'è una televisione che a me in questo momento non interessa, quindi credo che questo non sia il luogo adatto per parlarne. Questa giornata favolosa. Cancelleresti l'avventura allora? Assolutamente non cancello e non rinego quello che ho fatto. È stato molto divertente, l'isola mi ha fatto capire tante cose, è stato un programma che mi è percorso, che mi ha emozionato. Sei stata una protagonista di quell'edizione, voglio dire, no? Sì, non sei assolutamente passata inosservata. Sì, allora sì. Ti auguriamo di fare o tanta televisione bella. Bravo, e altre cose bella, belle. Hai detto bene. Grazie. Tante Cristina. Cose belle. Grazie. Ciao. Allora, Federico Lo Giudice, giornalista. Sì, di Unica Sport, di Unica Sport. E in presenza di tantissimi VIP, come ti senti? No, mi sento per me normale perché quello che a me mi interessava era la mia prima partecipazione, il succo dell'evento, che è quello di aiutare chi ha bisogno. Io sono scarso sia come giornalista che come giocatore, però l'importante era essere diciamo qua per divertirsi. Diciamo che sei modesto allora. No, mi piace divertirmi. Ma non ti verrebbe quell'input di magari vedi il personaggio famoso di fargli un intervistino? Sì, per lavoro sì, ma qua ti ripeto, per lavoro mi farebbe piacere farla perché ci sono anche personaggi che fanno anche
anche delle inchieste importanti come Jimmy Ghione, Capitan Ventosa, quindi ci si può anche divertire, però oggi siamo qui per giocare, non per pensare al lavoro. Oggi sei un calciatore? Allora. Oggi sono un calciatore, non professionista, ma un calciatore. Ma in questo momento sei a riposo, non stai giocando? No, noi giocheremo la prossima, contro le All Star, quindi... Allora, in bocca al lupo. Crepi e grazie. Lorenzo, ciao. Ciao. Dimmi una cosa, ti emoziona di più uno stadio oppure il palco di Sanremo? Beh, allora lo stadio è legato ai ricordi di una vita, cioè soprattutto quelli da bambino. Certo. Quindi in realtà mi emoziona tanto lo stadio. Ovviamente il palco dipende che palco, però sono emozioni diverse. Quando diciamo ti rivedremo con delle nuove canzoni, nuove produzioni? Presto, prestissimo. Okay. Diciamo che a maggio uscirà qualcosa. Ti aspettiamo. Grazie mille. Grazie. Ok, ciao Luca, per questa 14ª edizione che cosa ne pensi già? C'è un cast pazzesco, sei riuscito a mettere su proprio un bel menu, tantissimi ingredienti. No, siamo felici di poter creare questa magia ogni anno a Catania e siamo fieri di poter vedere questi spalti gremiti, vuol dire che abbiamo trasmesso qualcosa di importante in questi 14 anni. Le cose sono andate così come tu le avevi progettato o qualcosina non sta andando per il verso giusto? No, cosa vorresti commentare in questa splendida giornata? Sono tutte le componenti per davvero far capire chi è Catania. Perché a volte gli organizzatori sono molto pignoli. Credo di esserlo anch'io, quindi ci tengo a far capire che questa città merita ben altri palcoscenici da mille punti di vista. È molto importante la solidarietà. Quello è fondamentale. E già siete riusciti a fare negli anni passati tantissime cose. Sì, ma poi tantissimi anche progetti sociali, no? E quindi quest'anno come gli scorsi anni tramite buoni spesa aiuteremo queste famiglie povere con un reddito pari a zero. Quindi questo è l'obiettivo principale allora? Certo, senza di quello non si può andare avanti. E poi anche lo spettacolo, diciamo. Te l'ho detto, mille componenti, no? Artisti. Sei riuscito a regalare in un colpo solo tante emozioni. Assolutamente sì. Magari vi vengo anche a trovare. Se verresti a trovarci siamo molto contenti. Sicuramente sì. Ti invitiamo. Sicuramente sì.